Partita da vincere per la BCC Azzano, che ospitava Fagagna per trovare i due punti e proiettarsi incredibilmente verso la zona playoff. 2 per Turchette, che inaugura la partita, e travolgente il primo quarto di Azzano. 2 punti anche per Portolan. Corre la squadra di coach Danilo Mauro, appoggia e subisce anche il fallo Marco Zambon. 15 per lui in questa serata. Guadagni prova a far entrare in partita anche Fagagna, ma davvero è infermabile la squadra di casa. Tripla per Colombo, che qui serve Turchette, canestro da mezzo angolo per il numero 32, va fino in fondo Pilosio, pescato molto bene nel pitturato, ma è Zambon con questo buzzer beater a chiudere il primo quarto con Azzano in vantaggio di 13 lunghezze sul 29-16. Zamò riceve, palleggio, arresto e tiro, gran canestro per l'esterno di Fagagna. Azzano però continua la sua serata magica. 2 punti per Colombo, che qui taglia benissimo a canestro, riceve da Manias, appoggia con la mano sinistra. Azzano che chiuderà i primi due quarti sul più 19 con questa tripla di Portolan. Punteggio all'intervallo 54-35 per la BCC, che continua anche nella ripresa a tirare con buonissime percentuali. Tripla per Colombo, canestro anche per Turchette. Ottima gara del numero 32. Azzano che corre in contropiede con Marco Zambon, gran canestro del numero 17, che qui trova una grandissima virata, appoggia il tabellone, altri 2 punti. Pitis prova a dare una scossa a Fagagna con questo canestro in penetrazione, ma davvero non ce n'è. Botter si gira alla grande, trova 2 punti. Azzano che chiude definitivamente i giochi con questa incursione di Portolan, più 31 al 30° minuto, 78-47 per la BCC Pordenonese. Canestro dalla distanza di Botter, poi Manias si invola in contropiede, chiude la gara con questo canestro e fallo. Azzano che trova una vittoria importantissima, lo fa con un punteggio roboante di 96-58, 15 per Zambon, 15 anche per Colombo.